Buongiorno mister. Buongiorno. Salines, Gazzetta dello Sport. Il ritorno in campo dopo una sosta spesso nasconde delle insidie. Lei cosa teme di più per la gara con il Cosenza? E ritiene che si possano trarre anche dei vantaggi da questa pausa? Ma i vantaggi, perché abbiamo riposato un po', qualche giocatore che è infortunato ha ripreso un po' meglio la condizione, questi sono i vantaggi. Incognita è che dopo tanto tempo fermi la squadra deve riprendere il ritmo, però ci siamo. Andrea di G24, mister, che squadra affronterà venerdì? Quali sono le caratteristiche del Cosenza e quali le insidie principali per la sua di squadra? Ma le caratteristiche del Cosenza sono grande ripartenza, giocatori di ripartenza con grande gamba, perciò una squadra pericolosa. E, detto, ripeto sempre, la B è difficile, è livellata, perciò non ci sono partite facili, sono tutte partite tirate con insidie importanti. Di Ruzza, giornalisti indipendenti, fino al 3-12 il Frosinone giocherà 9 partite, 4 in casa e 5 in trasferta. Affronterà tra l'altro Chievo, Salernitana, Pordenone, Brescia e Lecce. Un bel tour de force. Come ha trovato la squadra dopo questa sosta e se ha avuto modo di parlare con Angelozzi anche per Ottica Mercato? Al mercato adesso non ci pensiamo, anche perché in questo momento abbiamo i nostri giocatori, siamo contenti di loro, perciò abbiamo tante partite, come detto, ci sarà spazio per quasi tutti. Tutti dovranno farsi trovare pronti perché i campionati si vincono con le rose lunghe, noi abbiamo una rosa importante e dobbiamo sfruttarla al 100%. Papito, gente comune, mister, la sosta ha riconsegnato un Castanos in grande fiducia, pensa possa essere una delle rivelazioni da qui in avanti? Unisco anche la domanda di campione del Frosinone che dice: Castanos ha giocato 2 partite e mezzo in nazionale in una settimana, lo terrà a riposo oppure ritiene che possa essere impiegato fin dal primo minuto? Vediamo, siamo al pre-gara, ancora non l'ho visto, Castanos ancora ha girato molto, adesso vediamo in che condizioni sarà, se no ci saranno altri giocatori che giocheranno e magari lo teniamo fresco per altre partite, vediamo un attimino quando lo vediamo. Pantano to Sport, mister, ha già avuto modo di confrontarsi un po' con il nuovo direttore Angelozzi e che impressione le ha fatto? No, già abbiamo parlato chiaramente, è arrivato da poco, sta guardando com'è qui la situazione per farsi un'idea, no, bene, bene, siamo qua tutto il giorno, guardiamo la squadra, vediamo cosa possiamo fare per migliorarla, per renderla più efficace mentalmente. Ci confrontiamo anche sulle partite quando giochiamo, perciò bene, no, buon rapporto, tutto bene. L'ultima, Battisti Extra TV, come stanno Ariaudo e Capuano? C'è il rischio di affrontare il Cosenza con gli uomini contati in difesa? No, no, Ariaudo ha recuperato, Capuano ancora non al 100%, però abbiamo altri giocatori, perciò non siamo così in emergenza.